presento il presidente di questa associazione, che suona anche l'organetto, come si dice, l'organetto. E quindi un applauso. Sì. Buonasera a tutti. Presidente, si chiama? Claudio Scocco. Allora, un piccolo anticipo ve l'ha dato la signora, la Stefania, ecco, io per i nomi sono un po' un macello, comunque. Gli ho dato questa piccola anticipazione e stasera siamo qua a farvi vedere quello che sono riusciti a fare in pochissimo tempo i vostri amici. Adesso vediamo quello che sono riusciti a fare, siamo pronti? Vai! Non vorrei chiedere troppo, un applauso, incoraggiatevi, perché per loro è la prima volta che salgono sul palco, quindi un po' di timidezza ce l'hanno, eh? Più forte! Oh, ci dice, che ci vuole? Allora, adesso vediamo le loro esibizioni, iniziamo con la prima e l'ultima coppia, che effettivamente si esibiscono nel saltarello, eh? Allora, venite avanti. Thank you.
Ve lo dico io che ce lo vuole doppio, perché guardate questi due al centro, cioè sono i più piccolini, hanno voluto fare tutti i balli anche loro, come avete visto c'è stato qualche problemino tecnico, perché effettivamente sono più piccoli e gli altri hanno le gambette un po' più lunghe, però anche loro hanno voluto fare la sua parte e ci sono riusciti, quindi un applauso a Noemi, Luca. Ecco, i più piccolini, Noemi e Luca. Adesso prima di presentarvi le altre coppie vorrei concludere con i nostri ballerini, che abbiamo una piccola rappresentanza, le nostre due coppie, effettivamente con il vero saltarello marchigiano. Una coppia si esibirà soltanto con una donna e il corteggiamento viene fatto esclusivamente a una, e l'altra coppia si esibisce con due donne. Quindi ora lo vediamo dalle nostre due coppie più grandi. Vai con il saltarello.
con questa piccola rappresentanza abbiamo concluso, però i nostri bambini tengono in modo particolare a dire una cosa. Che cosa dovete dire, bimbi? Grazie Monia. Chi è Monia? Loro non lo sanno. Grazie Monia per chi? Perché? Chi è Monia? La nostra maestra. E qual è? E qual è? Qual è Monia? Ci faccio avanti. Monia. Ecco, è un pensiero da parte dei nostri piccoli, molto gradito, e un applauso a voi tutti da Lorenzo, Fabio, Francesco, Elisa, Federico, Eleonora, Alessandra, Silvia, Meme, Luca. Bravissimo, un applauso, e noi con questa piccola parentesi vi salutiamo e ringraziamo il presidente della Prologo e il centro studi, ci tengo in modo particolare, e soprattutto una persona, come si può chiamare? Nonno Vincè lo chiamavamo, per chi lo conosce Nonno Vincè, se no è Fausto. Un ringraziamento che ci ha dato questa possibilità di far vedere quello che sono stati capaci a fare i nostri bimbi con pochissimo tempo. E ci tengo, se volete vedere questi bimbi, sabato prossimo, sono a Montecosaro alla festa di Passeggiare Degustando, quindi potete avere altre possibilità di come sono veramente bravi nel ballo. Un applauso e un arrivederci a tutti, grazie.